Montano tanti dubbi ancora sullo svolgimento di queste prove concorsuali, questo concorso straordinario che dovrebbe partire il 22 ottobre e concludersi a novembre. Perché nutriamo tanti dubbi? In primo luogo perché siamo arrivati ai numeri purtroppo di contagio, 50.000 positivi, gli italiani positivi per ora in isolamento domiciliare o ricoverati in ospedale, è una cifra che era la stessa di maggio e quindi una cifra veramente imponente, purtroppo nell'ultimo mese è andata ad aumentare piuttosto che scendere, quindi ci sono sempre problemi legati all'opportunità di svolgere tali concorsi. E poi perché continuiamo a ritenere questi concorsi comunque non la soluzione del precariato? La soluzione il Parlamento lo sa bene perché per ben 2 volte ha riaperto le GAE e quando ha riaperto le GAE poi il governo non ha avuto problemi di assumere tutti gli insegnanti sui posti autorizzati, li ha sempre assunti tra il 2008 e il 2014. Purtroppo da quando le GAE sono esaurite, da quando i precari della scuola sono chiamati come supplenti ogni anno ma non sono inseriti in un doppio sistema di canale di reclutamento, ecco il problema. Che abbiamo ogni anno dal 2015 ad oggi migliaia e migliaia di cattedre che vanno perse perché vengono ridate ai precari e purtroppo questo non giova alla continuità didattica, non giova neanche alla valorizzazione del personale. Quindi riteniamo che il Parlamento debba intervenire ora, ne ha la possibilità, c'è il decreto 104 del 14 agosto che è in corso di conversione in legge in Senato. Pensiamo che soprattutto il governo debba fare un emendamento specifico che ripermetta di nuovo di riaprire queste graduatorie e ripermetta così di assumere fin da ora quei precari che invece quest'anno saranno chiamati in più di 200.000 a dover fare le supplenze nella scuola. Infine, se si faranno questi concorsi, come sembra che si vada in questa direzione. Perché impedire a chi è in isolamento fiduciario di fare delle prove suppletive? Cioè, è colpa di chi è in isolamento domiciliare non presentarsi alle prove per questi concorsi? Noi non crediamo che questo sia giusto. La stessa cosa anche per il TFA sostegno. Oggi è l'ultimo giorno delle ultime prove per accedere al TFA sostegno per la scuola secondaria. Anche lì non sono state previste prove selettive, cioè prove suppletive per chi è in isolamento domiciliare. Quindi riteniamo che tutti questi temi debbano essere affrontati e soprattutto sciolti immediatamente perché la scolastica è appena iniziata.